pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, oggi il nostro anno di arrivo dal viaggio a ritroso nel mondo musicale più o meno recente, il 1998, anno in cui esce un grande brano diventato un classico a modo suo, oltre che essere stato un vero tormentone. Il titolo è Iris, con la pronuncia italiana Iris, con quella inglese anglo-americana in genere, e a cantarlo erano i Goo Goo Dolls. Il singolo è una ballata rock con una forte presenza di chitarre e di batteria, ma senza dimenticare anche un po' di romanticismo, anzi coniugandosi molto bene. Faceva parte dell'album City of Angels, Music from the Motion Picture. Infatti la canzone era stata composta originariamente proprio come colonna sonora per il film City of Angels, la città degli angeli, con protagonista Nicolas Cage insieme a Meg Ryan. Successivamente venne inclusa anche nell'album della band che la interpretò, il sesto della formazione di alternative rock americana intitolato Dizzy Up the Girl. Diventò naturalmente il brano di maggior successo per la band, che fino alla sua pubblicazione era poco conosciuta. Gli permise dunque di ottenere una popolarità prima inimmaginabile. Basti pensare che diventò il brano numero uno della Hot 100 Airplay, il più suonato, insomma, nelle radio negli Stati Uniti, e rimase in questa posizione per ben 18 settimane, un record mai più eguagliato. Ma anche la particolarità di essere uno dei pochissimi brani musicali moderni nei quali c'è spazio per il mandolino, uno strumento già di per sé poco usato, figuriamoci in un pezzo rock. In questo caso a suonarlo era Tim Pierce. Ottenne ben 3 nomination per i Grammy Awards, come miglior canzone dell'anno, migliore registrazione e migliore interpretazione vocale di un gruppo, anche se purtroppo mancò l'assegnazione del riconoscimento. Data la popolarità, i Goo Goo Dolls vennero chiamati a interpretarla anche in un'occasione molto toccante, ossia la cerimonia per le vittime degli attentati dell'11 settembre del 2001, che si tenne il 20 ottobre dello stesso anno. Vanta anche un altro merito, quello di aver avuto così tanto successo da essere stata inserita nella classifica delle 100 migliori canzoni degli ultimi 25 anni, stilata nel 2003 da VH1, occupando la posizione numero 54 e diventando la 66esima tra quelle d'amore ritenute più grandi di sempre. In effetti il tema è proprio l'amore e il dilemma tra la scelta della vita eterna oppure quello di un amore destinato ad essere terreno e dunque anche ad avere una fine. A scriverla è stato John Rzeznik, leader, voce e chitarra della band, composta anche da Robbie Tarak, al basso e alla voce. È stato lo stesso Rzeznik a spiegare l'origine del brano con queste parole: «Stavo pensando alla situazione del personaggio di Nicolas Cage nel film. Questo ragazzo è totalmente disposto a rinunciare alla sua immortalità solo per essere in grado di sentire qualcosa di veramente umano. E così ho pensato, wow, come deve essere incredibile amare qualcuno a tal punto da rinunciare a qualsiasi cosa pur di poterci stare insieme. Questo è un pensiero piuttosto forte». Il titolo della canzone è stato ispirato anche dal nome della cantante country Iris DeMent, notato dal leader della band mentre stava leggendo una rivista. Ma può essere stato anche interpretato, e lo è stato, come un possibile riferimento alla figura mitologica di Iris, che era messaggera degli dei e personificazione dell'arcobaleno. Chiudiamo dunque lasciandovi a questo brano, che in Italia all'epoca fu numero uno della classifica.